La ittiologia, La volevo mettere in titolo come parola, boh, però ho detto già il video è strano, se ci metto una parola che è più impronunciabile di Hoche Kei, chi mi ci clicca? Niente, ci si clicca io e Bear Grylls e basta. Tra l'altro, lo sapete che Bear Grylls ha fatto anche una puntata con Shaq? C'è una cosa proprio nella vita che non abbia mai fatto Shaq, a parte la dieta, intendo. Comunque, al di là di tutto questo, la ittiologia, che cos'è la ittiologia? È una parte della zoologia che si occupa dello studio dei pesci e della classificazione in generale dei pesci. Da cui, no? Ittiologia, il mercato ittico, l'industria ittica, tutte le cose che hanno a che fare con i pesci. C'è la zoologia, che è la scienza più grande, no? Quella omnicomprensiva che studia in generale tutti gli animali, e poi all'interno della zoologia ci sono altre piccole, tra cui la ittiologia che si occupa dei pesci. Ma e che c'entra la ittiologia in un canale che parla di pallacanestro? Perché un canale che parla di pallacanestro si occupa di ittiologia? Perché il titolare ha un po' sentito Icardo e comincia un attimo, però questa è una cosa che è già risaputa, ma soprattutto perché è il modo migliore che io personalmente ho trovato per poter spiegare, argomentare la mia personalissima posizione riguardo al fallimento del progetto Boston Celtics. E partiamo da qui, che se no poi mi dite, ma il video, il basket l'ha lasciato un fondo. Partiamo dalla pallacanestro, va bene? Pallacanestro giocata. Dunque, io lo definisco fallimento, senza troppi giri di parole, senza mezzi termini, quello che è il progetto dei Boston Celtics. Perché, al di là di tutto, se fate un pochino mente locale sulla situazione, in quest'estate, per esempio, nel mercato, per esempio, dell'estate del 2021, i Boston Celtics sono arrivati agli onori della cronaca per tre motivi, a mia memoria. Il primo, perché i Campanzi ha dato l'ok per rifà tornare a giocare all'Horford. I Campanzi, lo dico per chi non fosse delle zone, è una delle case di riposo storiche, tra virgolette, qui di Siena. Due, perché Peyton Pritchard ha segnato 92 punti alla Pro Am Summer League di Portland. E tre, perché Dennis Schröder l'ha vinti, i Celtics, a affari tuoi, dopo aver rifiutato 84 milioni di dollari, che anche Insinna gli ha detto: vabbè, dai, almeno con questi soldi ti ci rientra il parrucchiere. Voglio dire. Comunque, al di là di tutto questo, per riassumere un attimo il concetto, si potrebbe dire che sì. Si può discutere, si può argomentare sulla bontà tecnica presunta del singolo movimento di mercato, ma in generale, tirando proprio a generalizzare al massimo, sarete d'accordo con me, più o meno pacificamente, che non è il tipo di mercato che è lecito attendersi dalla classica contender wannabe. Tanto è vero che oltretutto in questa off-season i Celtics hanno anche silurato, cioè gli hanno cambiato ruolo, ma insomma hanno anche silurato quello che era l'uomo immagine per certi aspetti di questo nuovo corso, vale a dire Brad Stevens, e al suo posto hanno preso un allenatore alla prima esperienza come head coach nella Lega. Allenatore che tra l'altro io non mi metterò qui a nominare perché io e Ime Udoha abbiamo dei grossi problemi di pronuncia per potersi proprio interfacciare l'uno con l'altro. E quindi io mi sono chiesto: ma quand'è che questo progetto dei Boston Celtics ha cominciato a navigare in così cattive acque? Quando è che i Celtics sono affogati nel famoso e fatidico bicchiere d'acqua? Com'è che si sono ritrovati così con l'acqua alla gola? Quando è che i tifosi dei Celtics hanno cominciato a sentirsi come dei pesci fuor d'acqua? E con tutta quest'acqua mi sono venuti in mente i pesci. Ora, cosa hanno in comune il mostro di Loch Ness e
Boh, la rana pescatrice, quella che quando andate alla coppa gli dite: mi dà un pesce senza lische, perché sai, mio figliolo. Poi in realtà il vostro figliolo siete voi che vi garba le lische, non garba a nessuno, è inutile stare. Cosa hanno in comune il mostro dell'Loch Ness e la rana pescatrice? Sono entrambi dei pesci abissali, con la differenza che il mostro di Loch Ness non esiste e la rana pescatrice sì. Però, voglio dire, noi so 3 anni, 4 anni che siamo disposti a credere che Rudy Gobert sia il miglior difensore della Lega, perché non si deve credere ai mostro di Loch Ness? Cioè, mi sembra molto più credibile, sinceramente, no? Il mostro di Loch Ness. I pesci abissali, in ogni caso, si chiamano così perché, bada un po', vivono negli abissi, cioè nelle profondità più profonde e assolute, abissali per l'appunto, degli oceani, dei mari, laddove vige un ecosistema che è completamente diverso rispetto a quello che si può trovare sulla superficie, cioè nella parte alta. Cioè, ci vivono pesci diversi. Perché anche le caratteristiche di vita proprio del posto tra gli abissi del mare e invece la superficie sono completamente diverse. I pesci abissali non sopravvivrebbero in superficie e quelli a superficie non sopravvivrebbero. Come li distingui i pesci abissali dai pesci, diciamo, normali, quelli della superficie? Più sono brutti e più sono abissali. Più o meno. Mi rendo conto che eventuali naturalisti all'ascolto mi avranno belle tirato l'acqua santiera contro il monito, dico però, e voi fateci caso, più so brutti e più so abissali, è così. E tra i pesci abissali ce ne sono tanti, ma ce n'è uno in particolare che è proprio brutti, ma proprio in guarda te non ti ci puoi, non lo puoi affrontare. Si chiama pesce inghiottitore nero, che come potete facilmente intuire anche dal nome che gli è stato dato, no. No, non è nero, però è inghiottitore. Tant'è vero che ci sono delle immagini, le potete cercare. Io non ve le metto perché sennò mi segnalano i video da quanto è brutto. Comunque, ci sono delle immagini in cui si vede che questo pesce inghiottitore nero ha una bocca ma talmente grande, ma talmente più grande di così, più grande proprio, che quando l'apre proprio la spalanca tutta. È in grado di mangiare in un sol boccone anche dei pesci che sono molto più grandi di loro, perché proprio sta bocca è enorme. Quindi, normalmente, no, pesce grande mangia pesce piccolo, sì, ma non nel caso del pesce inghiottitore, perché il pesce inghiottitore è come il cavaliere nero di Gigi Proietti. Il cavaliere nero, lui è delica carcazza! E forse anche per quello che l'hanno chiamato inghiottitore nero, il cavaliere nero. Ad ogni modo, senza stare a entrare troppo nelle specifiche, il pesce inghiottitore nero è capace di inghiottire proprio in un sol boccone, senza masticarle, grazie a questa bocca enorme che ha, anche pesci che sono molto più grossi di lui. Ma immaginatevi proprio molto più grossi di lui, tanto è vero che un conto è la bocca, che dalla bocca ci passa, ma una volta che il pesce è molto più grosso di lui, è passato dalla bocca, indolometti, grosso, grosso, sì, e ci sono delle altrettante immagini che è il solito continuo a non mettere, con questi pesci inghiottitori neri che hanno una pancia da birra e roba da chiodi, perché chiaramente questo pesce mangiato in un sol boccone senza averlo masticato, da qualche parte deve andare, va nello stomaco, e questo stomaco di questi pesci inghiottitori neri si gonfia, la pelle proprio si dilata, a volte si dilata talmente tanto, perché questo pesce mangiato era talmente grosso rispetto ai pesci inghiottitore nero, che diventa quasi trasparente, quasi traslucida. Si vede nelle foto proprio il pesce morto dentro lo stomaco di pesce inghiottitore nero. E è talmente grande questo pesce che ha mangiato che alle volte succede che il processo di putrefazione, fa schifo, però seguitemi il discorso, il processo di putrefazione di pesce grande morto dentro lo stomaco di pesce inghiottitore nero comincia prima ancora che sia finita la digestione, perché è proprio grande, è proprio enorme. Iniziando a putrefare, si cominciano a sprigionare dei gas che sono tipici proprio della putrefazione, che quindi lo gonfiano ancora di più, sto pesce inghiottitore nero, che comincia a gonfiarsi, comincia a riempirsi di gas a tal punto
che è talmente gonfio, talmente pieno di gas, e inizia a salire, sale, sale, sali, che ti risalgo sulla superficie, verso la superficie di mare. Vi ricordate il discorso? Il pesce abissale nella superficie di mare non ci può campare e quindi muore. Cioè, in un certo senso, il pesce mangiato, quindi il pesce morto, da morto, ha ammazzato il pesce che l'aveva mangiato. La vittima, da morta, riesce a ammazzare colui che l'aveva ammazzato, l'assassino. È straordinaria la natura, oppure no? È crudele alle volte, però è straordinaria. La vittima che da morta uccide il suo assassino. Appena io ho letto di questa storia, mi è tornata subito alla mente questa intervista di diversi mesi fa del proprietario dei Boston Celtics. Speravamo che Kyrie potesse rimanere per sempre ed essere il nostro leader. Probabilmente ora è nella migliore squadra della Lega e le cose sono andate così. Questo ha cambiato però tante cose. Non siamo più stati in grado di reclutare i free agent come lo facevamo prima. Insomma, una sorta di effetto domino, ma le cose stanno così. Cioè, Kyrie Irving, che da tradato, quindi da morto, seguitemi nella metafora necrofila, da morto per i Boston Celtics, perché non ha più a che fare con i Celtics, è morto all'interno di metafora per i Celtics, Kyrie Irving ammazza coloro i quali erano stati, in un certo senso, gli assassini di quelle che erano le sue ambizioni di andare a vincere per la prima volta un anello da protagonista, da leader assoluto della squadra. La vittima, che da morta ammazza il suo uccisore, il suo assassino, i Celtics, che erano andati all in con Kyrie Irving, che pensavano di riuscire a fare il salto di qualità con Kyrie Irving, hanno fallito per i motivi che tutti noi sappiamo e che tutti noi ricordiamo, ma dopo che Kyrie Irving se n'era andato, quindi una volta che non faceva più parte del progetto dei Boston Celtics, quella sconfitta gli è tornata nuovamente addosso, perché ne ha minato l'appetibilità della squadra, della franchigia stessa. Memory, giocatori free agent e non solo, di come era andata con Kyrie Irving sul mercato. E quindi i Celtics, a causa di Kyrie Irving, che non è più un giocatore dei Celtics, non sono più appetibili, non sono più in grado di firmare, di portare a Boston i grandi campioni. È ovvio, non è che Kyrie Irving sia l'origine di tutti i mali, però esattamente come succede con i giocatori, quando c'è il turning point della carriera, il momento in cui se pigli treno ti si possono aprire delle prospettive, delle possibilità che manco pensavi potessero riguardarti, e se invece lo perdi il treno, da lì in poi è difficile rientrare poi nel giro delle squadre NBA, allo stesso modo, più di rado, ma alle volte succede anche con le squadre. I Celtics avevano scommesso tutto con Kyrie Irving, tanto era il talento, tanto era la potenzialità di quel movimento di mercato. La cosa è andata male e gli si è ritorta contro, non solo nel mentre, non solo durante la permanenza di Kyrie Irving ai Boston Celtics, ma anche dopo, anche quando Kyrie Irving non c'era più, non c'è più e non ha più niente a che fare con i Celtics. La vittima che ammazza il suo assassino anche dopo essere morta. I Boston Celtics come il pesce inghiottitore nero.